Buonasera e benvenuti alla nuova rubrica di Onda TV Gran Bazar, sogni e bisogni della gente. Guardiamo subito l'argomento di stasera. La crisi del mercato immobiliare nelle aree interne dell'Abruzzo al dicembre 2019 fornisce dati per nulla confortanti. Se è vero che la crisi attraversa da nord a sud tutta la penisola, è vero anche che le aree interne delle regioni del centro-sud sono quelle in cui il dato è destinato a peggiorare ancora. A confermarlo è uno studio pubblicato dall'Istat, da cui emerge che l'Abruzzo e le province di Chieti e L'Aquila sono tra le aree in cui ci sono state meno vendite di immobili nell'anno appena passato. Del resto, basta fare un giro nei centri storici della Valle Peligna per trovare gli stessi cartelli vendesi, affissi ormai da anni, a scapito del valore degli immobili stessi. Abbiamo chiesto a chi per lavoro da oltre 30 anni costruisce e vende case in tutto l'Abruzzo e in particolare in Valle Peligna. Franco Pingue. Ma è una crisi ormai che viene da lontano. Noi pensavamo che la crisi del 2011 sarebbe passata, avrebbe avuto, diciamo così, uno spazio temporale anche di 2-3 anni. Invece si protrae e molto sicuramente, secondo una mia modesta opinione, non è che si risolverà a presto, perché la crisi immobiliare è legata a quella che è la crisi finanziaria, in una situazione come Sulmona. Ma Sulmona è paragonabile a tutte quelle che sono le aree periferiche dove abbiamo perso posti di lavoro importanti, sia a livello privato ma soprattutto a livello pubblico. Quindi si è persa appunto la capacità di acquisto, ma di chi sono le responsabilità? Trovare le responsabilità è difficile, come quando ci sono state le rivoluzioni industriali e nascevano i movimenti luddisti che pensavano che quello lì, distruggendo, non facendo la rivoluzione industriale, si sarebbero salvati i posti di lavoro. Non funziona così. In questo momento stiamo in una fase di grande sviluppo tecnologico, dell'intelligenza artificiale. Molto probabilmente i treni non avranno più bisogno dei macchinisti, forse le stesse macchine. Fra 20 anni bisogna vedere quello che succede fra 20 anni. Però in questo momento queste ristrutturazioni ci costano care, perché noi abbiamo perso forse 1.000 posti che erano dipendenti, 1.000 posti che erano i dipendenti delle ferrovie, macchinisti, capitreni, capistazione, il personale che di manutenzione sia dell'officina che delle cose. E quelli erano stipendi pesanti, così come la TIM, così come l'Enel, così come il tribunale che riduce e tutte altre storie. Questo che la cosa caserma alla fine ha un impatto negativo soprattutto su chi vuole fare un investimento e soprattutto chi pensa se queste zone hanno un futuro sotto l'aspetto lavorativo per i propri figli. Ma l'acquirente tipo che si rivolge da voi quanto può spendere? Attualmente, allora dico che fino a 6-7 anni fa vendere un appartamento intorno ai 200, cose del genere, ci capitava molto spesso. Ultimamente no, ultimamente le persone, per non andare in affitto, cominciano a ricomprare. Per esempio c'è un mercato per le vecchie case popolari, perché costano meno di 100.000 euro. È una giovane coppia che magari lavora al call center oppure fa altre cose eccetera, non è che si può permettere di spendere oltre i 100.000 euro. L'accesso al credito è un altro problema. Le banche, con i vari accordi internazionali che sono stati fatti, sono diventate estremamente severi nel concedere i mutui. E questo si ripercuote ovviamente anche nelle attività delle agenzie? Anche in tutte le attività, perché molte volte gli stipendi sono bassi per quelli che sono i posti di lavoro che questa città offre. Parlo per esempio di call center, parlo per esempio dei dipendenti dei,
delle varie attività commerciali, per cui con l'introito non sono in grado di sostenere un mutuo che superi 100.000 euro, tenendo presente pure che le banche finanziano l'80%, quindi comunque loro dovrebbero avere un bel po' di soldi da parte per accedere a un mutuo completo per acquistare. Se poi devono fare la ristrutturazione, poi diventa un problema. E secondo la sua esperienza pluritrentennale nel settore dell'immobiliare, si esce da questa situazione? La Valle Peligna, le aree interne dell'Abruzzo supereranno questo momento? E se sì, quando? Ma la Valle Peligna non può giocare l'Abruzzo, non gioca una partita a sé. Questa è una situazione che da quello che sappiamo quando partecipiamo ai convegni un po' nazionali, regionali o interregionali, sono situazioni che vivono tutte le aree, non solo noi. Anche Pescara, i prezzi sono abbassati e soprattutto le vendite non si fanno come una volta. Tant'è vero che un collega in un convegno mi disse, come battuta, dice: una volta vendevamo anche le palafitte, adesso diventa più difficile. E le valutazioni degli immobili oggi come si fanno? In Ma base a no, metri quadri, in base alla qualità della assolutamente no. Una ristrutturazione? volta si faceva il tot al metro quadro, perché si facevano dei riferimenti ai costi di costruzione. Ma attualmente, specialmente nei piccoli paesi del circondario, se non c'è richiesta, come si fa a fare una valutazione? Quindi le valutazioni si fanno per comparazione, cioè tenendo presente di quelle che sono le medie delle vendite che si fanno in quel luogo oppure in quel circondario. E quindi a questo punto Sulmona riesce, pur anche se le valutazioni di Sulmona si sono abbassate, però c'è un minimo di mercato. E i paesi limitrofi? I paesi limitrofi, le giovani coppie non rimangono nei paesi limitrofi dove non ci sono i servizi. Sulmona può rappresentare per una giovane coppia l'asilo, l'elementare, le medie e le superiori. C'è una piscina, ci sono società sportive che garantiscono un minimo di attività extrascolastica. Ma chi vive in un paese, che ne so io, della Valle del Sagittario, dovrebbe per fare attività pomeridiane scendere, che ne so io, da Anverso, venire a Sulmona, fare le attività, riprendere, eccetera, eccetera, diventa difficoltà. Per cui la giovane coppia di Anversa, dico Anverso per non dire Cocullo, Villalago, eccetera, compra Sulmona. E quindi Sulmona comunque ha una richiesta, ma nei paesi vicini non c'è richiesta, se non per la seconda casa. In conclusione, quindi, le vere cause del fermo quasi totale di vendite di immobili in Valle Peligna sono, prima di tutto, la richiesta, che è notevolmente scesa rispetto a un decennio fa. Meno lavoro, meno creazione di nuove famiglie, meno esigenze di avere una casa in cui vivere. Ma un'altra causa importante è il ruolo delle banche, che non concedono più tanto agevolmente l'accesso al credito. Un cane che si morde la coda, quindi, un circolo vizioso dal quale si esce solo se ci sarà una ripresa economica del territorio che invece purtroppo continua a spopolarsi. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo alla prossima puntata.